La Francia si prepara alla finale del Mondiale di domani in Russia sperando di ripetere il successo del 1998, vigilia euforica perché coincide con la festa nazionale, la sfilata militare davanti al presidente Macron, segnata però da qualche nota stonata. Ecco, il corrispondente Alessandro Cassieri, poi Claudio Valeri. Festa nazionale all'insegna, come sempre a Parigi, delle grandi coreografie, ma stavolta anche di sorprendenti svarioni, in cielo come in terra. Mentre 12.000 agenti, gendarmi e militari presidiano una capitale costretta a vivere in stato d'allerta questa ricorrenza, dopo l'attentato di Nizza di 2 anni fa, i reparti che fanno l'orgoglio militare della Francia sfilano sugli Champs-Élysées. A loro il saluto del presidente Macron, in tribuna la moglie Brigitte e il governo al completo. Tripudio di francesi e turisti, come sempre, numerosissimi. Si celebra il 14 luglio del 1789, con la presa della Bastiglia e la fine della monarchia. Oggi i connotati sono ovviamente cambiati, ma nello spirito repubblicano di questo paese il riferimento a quel passaggio storico che mise fine alla monarchia è ancora molto forte. Quanto alle sbavature, eccole qua. Uno dei 3 Alfa Jet che avrebbe dovuto sprigionare fumo blu a completare il tricolore francese nel cielo, lo scarica rosso. Un'ora di speculazioni sul significato del gesto e poi il chiarimento del portavoce dell'aeronautica militare. Si è trattato di un semplice errore tecnico nel caricamento dei fumogeni. Senza retroscena invece la figuraccia di 2 motociclisti che si sono scontrati proprio davanti alla tribuna presidenziale, rendendo addirittura comico il successivo tentativo di raddrizzare le moto. E mentre Macron sfoggiava un sorriso indulgente, in tanti si auguravano che non fosse un cattivo presagio per la nazionale di calcio attesa domani alla conquista della sua seconda Coppa del Mondo. La Francia ha vinto i mondiali.